Cari amici e cari protagonisti di Io amo l'Italia, il nostro movimento politico Io amo l'Italia esprime la sua piena solidarietà al popolo italiano che a Lampedusa, in Sicilia, in Calabria e altrove sta subendo le conseguenze di una invasione senza precedenti di clandestini che arrivano dalle coste della Tunisia e dalla Libia. Dobbiamo meditare attentamente affinché questa catastrofe umana non si risolva in un conflitto aperto tra popoli del Mediterraneo. Vedendo le immagini che arrivano dalla televisione, ascoltando le voci di lampedusani esasperati, ho il timore che il buonismo che finora caratterizza il nostro comportamento possa essere il germe che fa esplodere il razzismo. Non è assolutamente concepibile che l'Italia sia costretta ad accogliere un numero imprecisato, migliaia, decine di migliaia, forse addirittura milioni di clandestini o di profughi provenienti dall'Africa. Noi non possiamo in alcun modo concepire che ci debba essere un obbligo dell'accoglienza anche senza che questo possa essere supportato dalla popolazione italiana. Il concetto di bene comune, che noi vediamo ben espresso nell'esortazione evangelica, ama il prossimo tuo così come ami te stesso, non può prescindere dall'amore verso noi stessi. Il bene comune comporta anche la considerazione del bene degli italiani. L'obbligo dell'accoglienza non può essere limitato all'Italia. Mi domando dove sono l'Europa, dove è la comunità internazionale che impone all'Italia di accogliere i profughi. Ci sono migliaia, milioni di persone in Africa che possono vantare lo status di profughi. Non è concepibile che l'Italia, oltretutto in un tempo così breve, possa essere costretta ad accogliere migliaia e milioni di profughi. Dobbiamo riflettere e dobbiamo farlo in fretta. Non possiamo lasciare i lampedusani, i siciliani, i calabresi da soli a subire le conseguenze di questa ondata, di questa invasione di persone che evidentemente se ne stanno approfittando. Sicuramente chi se ne approfitta sono i cinici mercanti che lucrano sulla pelle di questi poveracci. Ma noi dobbiamo responsabilmente oggi intervenire con un'azione che ponga fine a questo commercio di esseri umani. Il governo italiano faccia la sua parte, blocchi questo afflusso assolutamente inaccettabile di persone che provengono dall'altra parte del Mediterraneo e attiviamoci immediatamente per un coraggioso piano di sviluppo di quelle terre, incentivando il radicamento di quei giovani a casa loro. Non diamo loro la facile e illusoria concezione di un'Italia e di un'Europa che possono accogliere tutti, perché non è affatto così. Facciamolo in tempo, facciamolo subito, muoviamoci prima che la situazione peggiori sempre di più. Noi siamo un popolo accogliente, un popolo generoso, un popolo che ama il prossimo, ma ricordiamoci che per amare il prossimo dobbiamo innanzitutto disporre dell'amore, avere l'amore dentro di sé, avere l'amore per noi stessi.